Dice, devo fischiare io, forse il pallone era in movimento, vediamo un po', ecco, questo è l'intervento di Foglio che ha generato la protesta. Va Jorginho alla battuta del calcio di punizione. Brasiliano teso, centrale, pallone che rimane lì e c'è il gol del Verona, c'è il gol del Verona, protestano quelli dell'Albino Leffe, il gol di Pickelman, Pickelman porta in vantaggio il Verona al 36esimo, chiedevano il fuorigioco quelli dell'Albino Leffe, adesso andremo a rivedere, però Pickelman si conferma l'uomo della provvidenza. Entra lui e il Verona segna. Andiamo a rivedere. Ecco il calcio di punizione da qui difficile. Volevano, no, non il fuorigioco. Credo che abbiano protestato per un fallo di mano. Comunque insomma non ha avuto dubbi. Mercioli e Pickelman va a segnare il suo quarto gol stagionale. Verona in vantaggio 1-0. Arriva un altro cambio per il Verona, entra Andrea Doninelli, tentato la giocata a scaglia che viene fermato, rimessa battuta dal Verona, adesso sarà possesso palla, infatti finisce qua, ottava vittoria consecutiva per la gioia del pubblico veronese, 1-0, il Verona vola al secondo posto con 8 vittorie consecutive, eguaglia il record della Juve e del Verona di Prantelli. Super spot per noi. Nella bolgia del Bentegodi, i giocatori del Verona vanno giustamente ad applaudire e ad essere applauditi dalla curva che li ha seguiti con grande affetto dal primo all'ultimo minuto. 8 vittorie consecutive, questa squadra vola a 37 punti, stacca il Pescara, stacca il Sassuolo, stacca il Padova, stacca la Regina, in questo momento se il campionato finisse così Torino e Verona sarebbero in Serie A. Albino Leffe rimane a 20 e sapeva che il suo destino comunque in questo campionato era quello di lottare fino all'ultimo per la salvezza. Certo, giocando così la squadra di Fortunato è sulla buona strada. Si interrompe il record di 6 partite utili consecutive, ma l'Albino Leffe non ha niente da rimproverarsi, ha giocato un'ottima partita, ha affrontato la squadra forse più in forma in questo momento insieme a Torino del campionato. È una sconfitta che ci può stare nel computo di questo campionato. L'importante per i seriani è ripartire già dalla prossima giornata con il Gubbio. Il Verona vola e andrà a Varese in una partita non banale da seguire assolutamente.